Buongiorno, ciao grandini e grandoni dei Bimbi Rossi. Allora, siete pronti per giocare con me stamattina? Allora, nuovo mese, il mese di maggio, oggi è giovedì e mi piaceva fare le presenze, che è da tanto che non le facciamo. Questa mattina cosa ne dite? Rispondiamo dicendo in che buco vorremmo cadere, visto che abbiamo sentito la bellissima storia di Orso Buco. E voi nel giovedì, se volete, potete farci il buco. Vediamo chi si ricorda i colori. Il buco di formica è nero, il buco di rospo verde, il buco di volpe arancione e il buco di orso marrone. Allora, ogni bimbo risponderà in che buco vuole cadere. Ci siete? Pronti? Tommaso? Beatrice, in che buco vuoi cadere? Mattia, Valeria, Desiree, Matilde, Khadija, Sara, che buco ti piace? Hussein, Francesco Baccaro, Alessia, Nives, Filippo, Ernesto, Jeremy, Aurora, Biagio, Enea, Diego, Manuel, qual è il buco che ti piace di più? Francesco Grande, Cecilia, Ilenia, Alessio e l'ultima Olivia. Dai, divertitevi a rispondere. E poi vediamo un po', lo sapete che ogni giorno c'è un gioco che abbiamo preparato per voi. Allora, io ho pensato, visto che ogni tanto fate dei disegni, che io e Aurora vi abbiamo chiesto, ho pensato di preparare un portadisegni, una cartellina. Ho incollato dei fogli grandi e dentro ci potete mettere i vostri disegni. La prossima volta voglio vedere quelli dei dinosauri con le ombre, e poi ne possiamo ritagliare uno e metterlo bene su un cartoncino che poi lo mettiamo nel libro dei cinelibro. Guardate un po' cosa ho trovato stamattina. Il culetto dell'insalata, il culetto delle carote e un piattino in cui ci ho messo un po' di tempere, non ne ho tante. Ho preso il bianco, il rosso e il giallo. Con il culetto dell'insalata e delle carote si possono fare i timbri. Andate a colorare tutta bene l'insalata, eh? Io ho messo un po' di bianco, un po' di rosso. La bagnate per bene, così come quella della carota. E poi fate i timbri sul vostro foglio, che viene una bellissima cornice, se volete. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua. Dopo alziamo il foglio. Guardate un po' con cosa si può dipingere. Io a casa non ho i pennelli, sono rimasti a scuola, bambini. Allora bisogna inventarsi delle cose. Prima l'insalata, poi le carotine. Se voi avete degli altri colori, potete farlo con anche gli altri colori. Io le devo andare a comprare in cartoleria. Allora, ripassiamo un po' qui. Ecco, avete visto che bella pittura che si possono fare con le verdurine? Prendiamola, vediamola dritta, eh? Ecco così. Cosa dite, bimbi? A me sembra carina, quando è asciutta. Quando non ci si sporca più, dopo, dentro ci possiamo mettere i vostri disegni. O se no, potete farlo solo per divertirvi e fare le stampe con altri tipi di verdure. Provate con le zucchine, un culetto di zucchina o con la cipolla quando la mamma cucina. Dai, facciamo i pittori cuochi. Buona giornata, a presto!